Grazie, buonasera. Che belli che siete. Buon pomeriggio a tutti quanti. Io vi ringrazio di avermi invitato a questa seconda edizione del Summit del Mare e alle conclusioni, perché ovviamente faccio parte del territorio e lo sento così vicino. Quindi prima di tutto faccio un saluto al padrone di casa, Mauro Melao, alla sindaco Roberta Nesto, che è la presidente della conferenza dei sindaci, ovviamente tutti i sindaci, gli amministratori, gli imprenditori che sono stati coinvolti in questa bellissima iniziativa che è il Summit del Mare. Quindi io oggi non mi dilungo perché siete voi i protagonisti, siete voi che avete le idee, i progetti e dovete in qualche modo trasmetterli in modo tale da poter capire le fasi conclusive come possono essere utili, anche perché devo dire la verità, avete trattato argomenti come agricoltura, pesca, ambiente, turismo, che sono proprio le commissioni che ho io in Parlamento Europeo. Quindi, come ho detto all'inizio della presentazione del Summit del Mare lo scorso anno, avete in qualche modo centrato proprio il focus sull'ambiente e la sostenibilità, e mai più come ora, che è una cosa importantissima perché è solo le attività che ci toccano di più, essendo il fatto che... Saluto l'assessore Corattari. Sono delle attività che vengono a colpire proprio in questo periodo il nostro turismo, le nostre comunità costiere, soprattutto con i cambiamenti climatici. E abbiamo visto la ripercussione che c'è per quanto riguarda soprattutto l'attività economica e della nostra comunità costiera. Quindi io lo dico, ovviamente sentirò molto volentieri le conclusioni, rinnovo la mia collaborazione per quello che è mia competenza, ovviamente col governo e per quello che posso in Europa e ovviamente la regione. E dico, perché dico sempre, lo ripeto sempre, andare da soli si va avanti, andare assieme si va lontano, e ben vengano quindi queste iniziative come il Summit del Mare, vi faccio veramente i complimenti, grazie.